Ciao. Ciao. Penso che non ci sia più bisogno di presentarti ormai. Però ho una curiosità. Da tempo ti stai avvicinando alla musica EDM. Cosa ti affascina, ti appassiona di questo genere? Devo dirti la verità, è sempre stata la mia passione, diciamo, l'universo della musica dance. Poi ultimamente l'EDM è diventato un genere importante che va molto in tutto il mondo, per cui l'ultimo progetto che ho fatto, che è quello di We Are President, è un progetto sicuramente EDM. Guarda, mi sono avvicinato all'universo dance, diciamo così, perché quando avevo 18 anni, 19 anni, io venivo da tutt'altra musica, sono nato come punk rocker, per cui porto ancora i segni, insomma, di un passato punk. Poi l'evoluzione dopo è stato il new metal, con una band che si chiamava Eden, con cui abbiamo fatto tour veramente quasi ovunque. E tornando a casa da un tour in Francia, un mio amico mi ha detto: guarda, vuoi venire a vedere Ralph, DJ Ralph? Dico: DJ Ralph, come faccio ad andare a vedere uno che non suona, che mette i dischi, non è musica quella roba lì? E invece vado a vedere Ralph al Base, una discoteca che si chiamava Base a Milano, e sono rimasto allucinato, flashato da quello che con i piatti suonava, cioè stava suonando come se fosse un vero strumento, e da lì mi sono avvicinato all'universo della musica dance. Poi l'evoluzione mia è stata un'evoluzione che è passata veramente da tanti generi, poi mi sono messo a fare anche altro, diciamo la roba più pop, però è sempre stata dentro di me, è sempre stata questa passione verso l'universo dance. E quindi 2 anni fa, con 2 ragazzi che sono Manuel e Paul, abbiamo deciso di fare, anzi un anno fa, non 2 anni fa, di fare questo progetto EDM che si chiama We Are President, che è nato come progetto EDM, poi sicuramente avrà delle evoluzioni che vanno anche al di là del genere elettro. Ci puoi svelare qualcosa nel progetto futuro di We Are President? Guarda, quello che vorremmo fare, perché siamo un Manuel, viene dalla breakbeat, viene dalla techno, per cui è più un programmatore producer. Paul è un po' l'strumentista, per cui suona sia piano, basso, chitarra, batteria. Io sono un chitarrista, ci piacerebbe portare un stage, un po' di strumenti. Non è una cosa semplice, perché le discoteche in Italia o anche i grossi eventi non sono abituati a vedere su un palco una chitarra, a vedere su un palco una batteria elettronica, lo fanno in pochi. Però ci piacerebbe avere appunto 3 postazioni dove ognuno di noi fa la sua cosa, ovviamente linkate tutte insieme, stiamo iniziando a portare queste macchine in discoteca, però è molto dura, già bisogna avere una console grossa perché siamo in 3-7 volte e ci troviamo veramente a suonare una sopra l'altra. Ok, parliamo un attimo di Italian Tech. So che insieme ad Albino hai avuto questa fantastica idea resa poi speciale da Art & Music. Cosa pensi di questa collaborazione con Art & Music? Come ti trovi? In studio? Bruno, dici qualcosa? Guarda, mi trovo molto bene. Vabbè, questo è uno studio straordinario, penso che in Italia non ci sia uno studio così. C'è uno studio dove qualsiasi produttore, cioè quando entra qua, minimo sviene. Ecco, è quello che è successo anche a me, nonostante, insomma, di studi belli ne ho visti grazie a mio padre. E io e Albino, perché abbiamo avuto questa idea? Perché eravamo un po' stufi all'inizio di vedere una scena un po' per i fatti suoi, dove ognuno fa la sua storia, non collabora mai con un altro, oppure collabora poco, essendo un genere che viene comunque dal basso, dall'underground, dal ghetto, molto la mentalità di: oh, mi hai schiacciato il piede, allora sei cattivo, io ho capito, no, perché l'hai fatto. Allora volevamo unire la scena dalla Sicilia, perché abbiamo gente che viene da Catania, fino ad arrivare a Torino, e l'abbiamo fatto. Qua dentro ci sono 60 produttori che fanno generi diversi anche, che si sono messi insieme per fare qualcosa di elevato, delle solite cose che uno fa, cioè fare una canzone che è comunque una forma d'arte per darla in beneficenza. E quindi la seconda cosa è che abbiamo fatto questa cosa appunto per cercare di aiutare in special modo un istituto materno, una scuola materna di Olbia, e un'altra che stiamo cercando in Calabria e non l'abbiamo ancora trovato. Calabresi, per favore, datemi una mano. Cioè, sto chiamando la Calabria da una settimana, non gli frega niente. Cioè, devo trovare una scuola materna dove dare soldi. Mi fate sapere sì o no? Grazie. No, perché sembra che non gli frega niente. Cioè, no, in verità io andrei veramente. E logico che le tracce, al giorno d'oggi, le canzoni vendono pochissimo. Però ci siamo messi insieme anche un po' di miei amici per cercare di tirar fuori un po' di soldi, e siccome siamo tutti mediamente giovani, dai 18 ai 33-34 anni, mi sembra una cosa molto bella. Grazie a Bruno, che è un matto allucinante come me, come Albino, ha messo a disposizione il suo studio, che è faraonico. Non abbiamo ancora distrutto niente, però nel giro di 10-15 minuti qualcosa si distruggerà.
Comunque grazie a Bruno che ci ha dato la possibilità di essere qua. Insomma, si è fidato e non è semplice per uno che ha uno studio così, vuol dire uno molto preciso, far entrare 60-70 persone, insomma, a toccare tutto quanto. Insomma, si è fidato di me e vuol dire insomma, che è una grande persona. Iniziative del genere sarebbero, diciamo, da fare ogni settimana, in realtà, perché è veramente una ovviamente bella idea. Cosa pensi? Potrebbero esserci ancora sicuro cose del genere? Sicuramente. Per un progetto? Sicuramente, sicuramente. Mi piacerebbe fare una cosa del genere almeno una volta ogni 6 mesi. Cercare di metterci insieme, in questo caso c'è una motivazione benefica, però anche mettersi insieme per il gusto di fare qualcosa insieme, scambiarci un po' di idee, penso che ci sia una leva di produttori molto importante, un po' come dovrebbe accadere in tanti lavori, cioè una tipologia di persone una volta ogni 6 mesi si deve incontrare per scambiarsi un po' quello che stanno facendo e quello che faranno. E se sarà ancora qua, sono molto felice, perché sennò mi tocca farlo a casa mia e invece lì mi spaccano tutto, perché ci ho già provato. Casa mia purtroppo porta la gente a essere in overacting, quindi spaccano tutto. E mi piacerebbe la prossima volta magari invitare anche delle guest straniere, tra l'altro un sacco di guest comunque hanno accettato o di far parte del progetto o di supportare il progetto. E la prossima volta magari organizzandoci un pochino meglio, vuol dire avendo almeno 2-3 mesi in anticipo insomma la data, perché adesso mi ho organizzato con due settimane, pochissimo, puoi fare veramente poco. E sicuramente faremo anche una cosa migliore, ma già questa, cioè per me già vedere la fotografia di un sacco di ragazzi, di produttori che stanno davanti al computer e si scambiano le idee senza litigare, è un buon messaggio. Ok, e invece oltre a questo tipo di progetti tuoi? Ma io faccio tante cose, mi piace diciamo lavorare, sono al di là della, insomma, della presenza scenica, sono uno abbastanza stacanovista. Quello su cui mi sto concentrando adesso è aiutare ragazzi di talento, in qualsiasi talento, multiforme, aiutarli a raggiungere il proprio risultato. Lo faccio con la musica, produco un sacco di gruppi, dall'hip hop all'electro, alla dance. Lo faccio con internet, un sacco di youtuber, per cui youtuber star, piuttosto che blogger, piuttosto che Facebook star, piuttosto che Twitter star, o proprio entità, talenti, materia umana che nasce da internet e poi va fuori anche di internet. Lo faccio con la televisione, produco un sacco di programmi, per cui mi sto concentrando più su quel mondo, perché quando prendi un ragazzo, per esempio, non so, Nesli, che è un ragazzo che abbiamo prodotto, Frank Matano, che è un ragazzo che abbiamo preso dal web, lo prendi e lo vedi andare primo in classifica, come è successo con Nesli, oppure Frank andare a fare un film, io sono andato a prenderlo a casa sua nel 2008, che abita a Carinola, che è un paesino vicino a Caserta, a 18 anni, adesso me lo vedo al cinema, e questa è una soddisfazione incredibile. E questa cosa la faccio, l'ho detto, per la televisione, per la musica, per internet, e sono concentrato lì. Poi faccio la radio, Kiss Kiss, a marzo farò un altro programma, per carità, continuo a fare le mie cose con We Are Presidents, ormai siamo in giro in tutta Italia, a giugno andremo a suonare a Las Vegas per 10 settimane, abbiamo fatto un sacco di canzoni che comunque hanno avuto un buon hype, per cui va tutto bene, ci diamo da fare, anzi se ci seguite voi da casa e avete voglia di mandare canzoni, avete voglia di farvi sentire, avete voglia di mandare provini, vi interessa fare un mestiere che potrebbe essere quello di produttore o anche altro, fatelo. Tanto le mie pagine We Are Present, mi chiamo Oz nel progetto We Are Present, per cui su Facebook sono Oz, c'è Francesco Facchiera, insomma mandate noi, perché ragazzi che sono qua, 10 ragazzi che sono qua sono stati presi così, per cui tramite veramente un concorso sono arrivate 400 tracce e mi hanno tirato fuori 10 produttori che adesso sono seduti di fianco, magari prima c'era Gigi Barocco, dopo ne arriveranno tantissimi altri e sono lì magari di fianco ai propri miti o possono toccare con mano un mixer che probabilmente in tutta la vita un produttore non toccherà mai, che sono il mixer, che sono qua, che sono i 2 mixer più belli al mondo. Su questi mixer hanno fatto oggi, fanno Rihanna e tutta la storia. Va bene, allora io ti ringrazio. Grazie a te. Ti lascio alla tua giornata, alle 24 ore. E niente, buona fortuna per tutti i tuoi progetti allora. Grazie mille, bravissimo. Ciao, grazie.